Pilotare aeroplani di quell'epoca è molto difficile. Uno dei segreti per controllare l'aeroplano è quello di costruirlo. Ho conosciuto il mio maestro Giacomo Naibo quando mio papà mi ha portato in officina. Lui aveva un'officina meccanica di riparazione di automobili e ho visto che in uno scaffale aveva un motore che mi sembrava un motore di un aeroplano. E da lì è scattata la curiosità e quindi poi è nata l'amicizia, la collaborazione per cominciare a costruire i primi mezzi volanti. La mia attività di volo è cominciata già negli anni 60 con la costruzione di autogiri e alla fine di un volo, quando è stato il momento di ricaricare l'autogiro sul carrellino, c'è stato un incidente e durante il periodo di convalescenza mi sono letto un libro famoso che è il Gabbiano di Livingstone, e ho pensato che quella era una filosofia che io potevo accettare, quella di raggiungere sempre migliori risultati e incominciare così una storia, un percorso per fare un museo volante di aerei storici famosi, e lì è nata la Jonathan Collection. L'ammiraglio della flotta è il trimotore Caproni K3, primo bombardiere della Prima Guerra Mondiale. La scelta di costruire macchine del periodo della Prima Guerra Mondiale, dopo comunque aver realizzato il Flyer, primo aeroplano al volo che ha volato nel 1903, e dopo aver realizzato il Blériot, primo aereo che ha fatto la traversata della Manica nel 1909, ho pensato che un museo significativo per avere un aeroplano della Prima Guerra Mondiale era il caccia pilotato da Manfred von Richthofen, il Barone Rosso. Questo poi ha avuto seguito con la realizzazione anche dello SPAD del nostro eroe nazionale Francesco Baragga, grazie anche al fatto che da ragazzo, quando ero alle scuole elementari, la maestra ci ha portato il sacello di Baragga qua vicino. E lì io, affascinato da questo pilota eroe, ho fatto una promessa che poi ho mantenuto, realizzando lo stesso aeroplano che pilotava lui, e in segno di omaggio ho fatto il sorvolo sopra il sacello omaggiando Francesco Baragga. Ho sempre cercato di migliorare l'aeroplano perché mi sembrava assurdo ripetere alcuni errori che allora loro non conoscevano, perché non potevano avere l'esperienza in quanto l'aviazione era appena nata. Questo perché? Perché l'idea mia era quella di volare veramente. Volevo avere le sensazioni e le emozioni che avevano i piloti di quel periodo. Era l'epoca del pionierismo, quindi era il pilota che controllava la macchina, e questo è stato uno degli stimoli che mi ha portato a costruire macchine difficili. La preparazione prima del volo viene fatta facendo esattamente sempre le stesse cose, un po' per scaramanzia, no? Perché se hai fatto sempre queste cose e è sempre andato bene, le rifai e quindi ti garantisci maggiormente. Paura è una valvola di sicurezza. Bisogna aver timore. Paura è già una parola grossa. Paura, uno potrebbe perdere il controllo. Il volo di un aeroplano è sempre un qualche cosa che ha del miracoloso, perché sta per aria. Uno si può aspettare che succeda un qualche cosa di emozionante. In realtà non c'è nessuna emozione, perché bisogna essere molto impegnati per sapere esattamente quello che stai facendo, perché il volo è una cosa molto impegnativa. La molla che fa partire queste cose è ovviamente la passione, e la passione è una cosa che è dentro di te, e quindi è una cosa che istintivamente ti fa fare quello che ti piace fare, che ti dà soddisfazione.